Eccoci in collegamento telefonico con Tommaso Fregatti, presidente del gruppo Cronisti Liguri. Tommaso, intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Un'iniziativa importante, un'iniziativa che si sposta da cronaca di un anno di cronaca, come siamo abituati a vederlo, tradizionale, ma ci pare punti a questo punto e focalizzi tutto su quello che è stato, ahimè, purtroppo il simbolo della cronaca del 2018. È così, Tommaso? Abbiamo deciso di mettere insieme i racconti di 80 giornalisti che hanno seguito in questo anno la tragedia del Ponte Morandi. Sono 80 giornalisti, dal corrispondente del New York Times fino al collaboratore della testata internet locale. Tutti hanno dovuto dare il loro contributo per raccontare il loro Morandi. Abbiamo scelto apposta la forma in prima persona perché fossero i giornalisti al centro della cosa e potessero, tanti mesi dopo il fatto, raccontare a mente lucida quello che è accaduto. Ecco, Tommaso, ne si ricava un quadro completo, perché si parte dal momento della tragedia, si passa a quello del dolore, dei funerali, fino ad arrivare a tempi più recenti. Questa tragedia del Morandi rimane scolpita non solo negli annali di cronaca di un anno di cronaca, ma purtroppo nella storia della Liguria. Certo, abbiamo voluto dedicare, appunto, sulla scorta di cronaca e non di cronaca, che appunto l'abbiamo ereditato da Natalino Famà, di portare avanti questo volume dedicando proprio a Morandi, che è una tragedia che ha sconvolto la Liguria. E proprio ora che ci avviciniamo all'anno di celebrazione, quasi un anno fa il ponte venne giù, sicuramente siamo tutti molto scossi ancora, ma ragioniamo in maniera diversa rispetto a quegli altri giorni. Il senso del libro è anche quello di poter mettere nero su bianco quello che è il racconto dei giornalisti che hanno seguito questo evento, perché ricordiamo che i giornalisti, come tutti, come le forze d'ordine, hanno sul posto, hanno seguito per tutti i giorni praticamente questo evento, hanno saltato corte, passo, sono andati decine di volte sotto il ponte, sono stati decine di ore davanti alla porta del sindaco, davanti alla porta di un magistrato, e è giusto ricordare anche il loro lavoro. Anche perché è un lavoro importante, perché si tratta di trasmettere le notizie, informare, dare spesso in tempo reale il polso della situazione, ma non dimentichiamoci che, insomma, è vero che facciamo un mestiere particolare, ma siamo tutti esseri umani. Questa tragedia ha colpito tutti in modo indistinto. Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te, è proprio il motivo per cui abbiamo scelto la narrazione prima persona dei giornalisti, è proprio questo, perché abbiamo voluto che fossero loro a raccontare come hanno vissuto il ponte, non raccontare quella che è stata la notizia per 10 mesi. È quello che stiamo, appunto, cercando di fare un po' anche noi in questa occasione, e ti ringraziamo per il tuo contributo, Tommaso. Grazie a voi, grazie a tutti.